Mi chiamo Francesco, ho 68 anni e vengo dalla Sardegna. La mia situazione è un po' strana, non troppo, però simile probabilmente a molte altre situazioni di quelli che hanno la mia età. Ho iniziato a cercare di curare le carie che avevo con le famose piombature dei denti, terribili, ma le ho dovute fare. Fino a dover poi estrarre le piombature, i denti cariati, cercare di rimediare con dei ponti e con altre situazioni, fino a trovarmi in una situazione in cui non stavo male, sia fisicamente con i denti, non riuscivo più a mangiare bene e mi pesava anche a livello psicologico per i rapporti con gli altri e per tutto. Mi sono abituato col tempo al classico sistema di non sorridere più aprendo la bocca, ma riuscire a sorridere con gli occhi e muovendo i muscoli della bocca, insomma, non con la bocca chiusa. Riuscivo quindi a esprimere comunque contentezza, ma sempre con le labbra serrate. E poi ho trovato Chisinau, ho detto ma proviamo anche questa situazione. E devo dire che qua sono arrivato, ho trovato quello che mi era mancato finora, perché vengo accolto da un'equipe in cui analizzano la mia situazione, trovano insieme una soluzione e studiano il mio caso discutendone con me, per arrivare alla fine al progetto finito, in cui tutti hanno collaborato e senza dover fare quello che io chiamavo il giro delle sette chiese. E niente, adesso ho finito il lavoro, mi sento più che soddisfatto, devo fare un lavoro di abituarmi a sorridere aprendo le labbra, che ancora non mi riesce molto bene, ci vorrà tempo, ci ho messo tanto tempo a abituarmi a tenerle chiuse, dovrò abituarmi a tenerle aperte.